Prima di iniziare la nostra pratica, mettiamoci a portata di mano dei blocchi, due blocchi yoga e se non li abbiamo possiamo utilizzare un paio di libri in modo che ci diano un po' di altezza e che utilizzeremo magari come supporto in alcune posizioni. Poi ci mettiamo seduti con le gambe incrociate, le mani sulle ginocchia, ruotiamo le spalle indietro, la schiena è dritta, portiamo il mento leggermente verso lo sterno e chiudiamo gli occhi. Siamo qui per qualche respiro, iniziamo a concentrarci sulla nostra respirazione. Lasciamo andare ogni pensiero e se qualche pensiero arriva, riportiamo la nostra attenzione al respiro. Cerchiamo di osservarlo senza modificarlo e inspiriamo ed espiriamo soltanto dal naso. Cerchiamo di lasciare andare tutte le tensioni, di rilassare i muscoli del viso, le spalle, le braccia. Portiamo le mani in preghiera davanti al petto, supiniamo tra loro i palmi delle mani, riportiamo gli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire gli occhi sui palmi delle mani. Allora, da qui andiamo a fare delle rotazioni indietro delle spalle, per cui inspiriamo, spalle verso l'alto, indietro, andiamo ad avvicinare le scapole, torno giù, ancora inspiro ed espiro, vado giù. Facciamo un movimento lento, controllato dal nostro respiro. Lo facciamo ancora per 2 volte. Ancora una e poi torniamo al centro e invertiamo la rotazione, quindi andrò prima indietro verso l'alto e poi vado in avanti e torno giù. Ancora, continuiamo a inspirare ed espirare dal naso e controlliamo sempre che la nostra schiena sia dritta. Ancora uno e poi sciolgo da qui, inspiro, braccia verso l'alto, espirando vado a fare una torsione verso destra, quindi porto la mano destra dietro di me, la mano sinistra sul ginocchio, inspiro, mi allungo, espirando entro nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla destra. Cerchiamo di aiutarci sempre con l'espiro per entrare di più nella posizione. Ancora 2 respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, braccia verso l'alto, espirando andiamo verso sinistra. Portiamo la mano sinistra dietro, la mano destra sul ginocchio. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando entro di più nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla sinistra. Siamo qui ancora 2 respiri. Ancora uno e poi inspiro, braccia verso l'alto, incrocio le mani tra di loro, espirando vado a portare le mani dietro la testa, i gomiti guardano in avanti, da qui inspiro, espirando vado a portare il mento verso l'esterno e faccio una leggera pressione con le mani sulla testa, quindi non devo esagerare ma devo accompagnare soltanto il movimento. Siamo qui ancora per 3 respiri. Ancora 2, la schiena è sempre dritta e poi inspiro, torno su, espirando, sciolgo. Adesso inspiro, mano destra a terra sul tappetino, mano sì, braccio sinistro verso l'alto, espirando vado ad allungarmi verso destra, se riesco vado a portare l'avambraccio a terra, l'importante è che rimango con gli ischi a terra sul tappetino e non vado a chiudere il petto, ma il petto si apre sempre verso l'alto, il braccio destro è steso come se volesse andare a raggiungere la parete alla mia destra. Se riesco, non mi dà fastidio il collo, porto lo sguardo verso l'alto. Ancora 2 respiri qui.
Ancora uno. E poi inspiro, torno al centro, espirando, sciolgo, ripetiamo dall'altro lato, quindi poggio la mano sinistra a terra, inspiro, braccio destro verso l'alto, espirando vado ad allungarmi verso sinistra, il braccio è teso, la mano anche è tesa come se volessi raggiungere la parete alla mia sinistra, gli ischi rimangono a terra sul tappetino, cerco di aprire il petto guardando che spinge verso l'alto e se mi dà fastidio guardo verso l'alto. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, espirando, torno. Vado a portare le mani davanti, mi do uno slancio e vado in quadrupedia. Quindi mi sistemo con le ginocchia sotto le anche, le mani sotto i polsi allineati con le spalle e da qui inspiro, inarco la schiena, spingo il bacino verso il basso, mento verso l'alto, spingo forte con le mani sul tappetino e espirando vado a portare il mento verso lo sterno, vado a fare una gobba con la schiena, spingo sempre forte con le mani sul tappetino, ancora inspiro. Bacino verso il basso, guardo verso l'alto, espirando, vado ad inarcare la schiena verso l'alto, spingo via il tappetino da me. Ancora, inspiro, espiro, ancora due. Facciamo sempre il movimento completo, seguendo il nostro respiro. L'ultimo. E poi torno in posizione quadrupedica. Adesso da qui andiamo a stendere la gamba destra dietro, puntiamo il piede a terra sul tappetino e da qui vado a portare il busto in avanti e indietro. Devo sentire il riallungamento sul polpaccio destro. Ancora. Ancora due. Uno. E da qui mi fermo, torno quindi con le spalle allineate con i polsi e da qui vado a portare il dorso del piede a terra. Inspiro, gamba destra sale verso l'alto, il bacino rimane allineato al tappetino, quindi le anche rimangono parallele, non devo aprire l'anca. E poi di nuovo torno giù, inspiro, vado su, espiro, vado giù, inspiro, espiro. Ancora quattro. 3, 2, 1 e poi da qui rimango e vado a stendere anche il braccio sinistro davanti a me, la gamba è tesa, ginocchio teso, la spalla, il braccio è in linea con l'orecchio, spingiamo l'ombelico verso la colonna, ancora 3, 2, 1, torno con la mano a terra e riporto il ginocchio a terra. Adesso da qui andiamo a aprire sempre la gamba destra, la apriamo lateralmente. Andiamo ad aprire la gamba lateralmente. Da qui inspiro, sollevo la gamba verso l'alto, espirando, allineo il bacino, quindi porto la gamba indietro e poi vado a portare il piede destro, oltre la gamba sinistra e con lo sguardo vado a cercare il piede destro e torno in posizione, torno qui a destra, inspiro, espirando vado indietro, vado oltre il piede sinistro, porto lo sguardo, con lo sguardo vado a cercare il piede oltre la spalla sinistra e torno di nuovo, ancora. Torno, 4, 5, 6, 7, 8. E l'ultimo, poggiamo il piede a terra oltre la gamba sinistra, cerchiamo con lo sguardo il piede e
E poi inspiro, sollevo, espirando, sciolgo. Muoviamo un po' i piedi sul tappetino e ci prepariamo per ripetere la sequenza dall'altro lato. Quindi andremo prima a stendere il piede, la gamba a sinistra, punta del piede a terra e adesso andremo a fare delle oscillazioni avanti e indietro. Spingiamo sempre forte con le mani sul tappetino, quindi le spalle non cedono ma sono attive. Ancora due. E poi mi fermo, dorso del piede a terra, inspiro, vado verso l'alto, espiro, torno giù. Ancora due. Tre. Quattro. Cinque. Torno giù, adesso apriamo la gamba lateralmente e da qui inspiro, salgo, espirando vado indietro, porto il piede oltre la gamba destra, cerco con lo sguardo il piede oltre la spalla destra e torno di lato, ancora due e torno, tre e torno, quattro e torno, 5, 6, sempre forti con le mani, addome spinge verso la colonna, 7, 8, poggio il piede a terra, cerco con lo sguardo il piede, ancora due respiri, 1 e torno. Da qui andiamo a portare i radici a contatto tra di loro, apriamo le ginocchia alla stessa altezza del tappetino, spingiamo il sedere sui talloni, poggiamo la fronte a terra, stendiamo le braccia davanti a noi e siamo qui per 3 respiri. Lasciamo andare tutte le tensioni, sentiamo il lavoro fatto finora. Ancora un respiro e poi inspiro, torno su, allineo le gambe, punta i piedi, riporto il sedere verso i talloni, spingo forte con le mani sul tappetino, da qui inspiro, stacco le ginocchia, spingo la schiena, il petto verso le cosce, espirando vado a stendere le gambe. Iniziamo a piegare prima una gamba e poi l'altra. Facciamo sempre movimento lento, seguendo il nostro respiro. Ancora due. Ancora uno. E poi pieghiamo entrambe le ginocchia, spingiamo bene il petto verso le cosce e espirando andiamo a portare i talloni verso il pavimento. Non importa se non raggiungiamo il pavimento, l'importante è che cerchiamo di allungare bene la schiena, spingiamo forte con le mani a terra sul tappetino e i talloni spingono verso il pavimento, anche se non lo raggiungono. Lo sguardo è verso le ginocchia, la testa è tra le braccia. Le gambe sono aperte più o meno alla stessa larghezza delle anche. Stiamo qui ancora due respiri. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, espirando, primo un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, afferro i gomiti opposti, sto qui per qualche respiro. Se voglio posso piegare le gambe, cerco di stendere la schiena, di lasciarmi fare tutta la gravità, quindi lascio il collo morbido, le spalle rilassate. Posso dondolarmi un po' a destra, un po' a sinistra. E poi da qui pieghiamo le ginocchia, mani a terra, una vertebra dopo l'altra, srotolo la schiena verso l'alto, la testa è l'ultima a salire. E poi inspiro, braccia verso l'alto, espirando mi piego, schiena dritta, porto il petto verso le gambe, se riesco raggiungo con le mani il tappetino, oppure qui possiamo utilizzare i nostri blocchi.
se le abbiamo a disposizione. Da qui andiamo a piegare la gamba destra, mano destra, mano sinistra, la gamba sinistra, mano sinistra a terra, e invece la gamba destra estesa, inspiro, apro il braccio destro verso l'alto e vado a fare una torsione verso destra. Porto lo sguardo verso la mano che è in alto se non ho problemi con il collo. Siamo qui ancora due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, espirando, riporto la mano a terra, vado a piegare la gamba destra, stendo la gamba sinistra, mano destra al centro, spinge forte sul tappetino e da qui inspiro, mi apro verso sinistra e porto lo sguardo verso la mano sinistra. Ancora due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, espirando ritorno giù, piego entrambe le gambe e poi poggio le mani a terra oppure sui miei mattoncini, spingo bene il petto sulle cosce, cerco di mantenere questo contatto e piano piano vado a stendere le gambe cercando di non perdere il contatto tra il pancia e le gambe. Se voglio posso aiutarmi con le mani prendendo e afferrando le caviglie in modo da chiudermi ancora di più. Siamo qui ancora per due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, porto di nuovo le mani a terra, espiro qui e poi piego le ginocchia, inspirando, vengo su, una vertebra dopo l'altra, la destra è l'ultima a salire. Ruotiamo le spalle indietro, portiamo le alici a contatto tra di loro, ci sistemiamo all'inizio del tappetino e da qui inspiro, braccia verso l'alto, lo sguardo segue le mani, espiro, vado giù, schiena dritta, porto il petto verso le gambe, inspiro, allungo la schiena in avanti, sguardo va in avanti, espirando, piego le ginocchia in terra, primo piede e quell'altro, posizione della panca, possiamo stare in questa posizione oppure ginocchia a terra, gomiti stretti, andiamo giù, gomiti vicino al petto, da qui andiamo a terra, ruotiamo le spalle indietro, inspiro, vengo su per il cobra, espiro, vado giù, punto i piedi dietro, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, vado nel cane a faccia in giù. E siamo qui per tre respiri. Cerchiamo di rilassarci in questa posizione, di aprire bene le spalle, i talloni spingono sempre verso il pavimento, la testa è tra le braccia, lo sguardo rivolto alle ginocchia. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, allungo la schiena avanti, espiro, vado giù, inspiro, braccio verso l'alto, schiena dritta, espirando, braccio lungo i fianchi, lo facciamo ancora due volte, questa volta però lo faremo di seguito, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, vado giù, mi chiudo, inspiro, allungo la schiena in avanti, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, prima un piede e poi l'altro, vado indietro, da qui oppure ginocchia a terra, gomiti stretti, vado giù, chaturanga, mi fermo a metà, scivolo in avanti, dorso del piede a terra, vengo su, cane a faccia in su, espiro, vado indietro, cane a faccia in giù. Siamo qui per due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo un piede e poi l'altro, mi chiudo giù, inspiro, allungo la schiena, espiro, vado giù, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, di nuovo giù, mi chiudo, inspiro, schiena parallela, guardo avanti, espirando, vado giù, mani a terra, porto i piedi dietro, vado giù, chaturanga, inspiro, vengo su, cane a faccia in su, espiro, vado indietro, cane a faccia in giù, e siamo qui per tre respiri. Ancora due, controlliamo sempre bene qui l'allineamento, che le spalle siano aperte, i talloni spingono verso il pavimento,
E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, schiena dritta, guardo avanti, espiro, vado giù, inspiro, vengo su ed ultimo, espiro, vado giù, mi chiudo, inspiro, mi allungo, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, primo un piede e poi l'altro, vado indietro, andiamo giù, chaturanga, vengo su, cane a faccia in su, espiro, vado indietro, cane a faccia in giù. E siamo qui per tre respiri. Le spalle sono aperte, la testa è tra le braccia, lo sguardo verso le ginocchia, talloni verso il tappetino. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, prima un piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, vengo su. Espirando, braccia lungo i fianchi. Adesso andiamo a aprire leggermente le gambe alla stessa ampiezza dei fianchi. E da qui inspiro, braccia verso l'alto, espirando, mani ai fianchi, ruoto le spalle indietro, inspiro, apro bene il petto verso l'alto, espirando, mi piego, schiena dritta, sempre movimento di parte dei fianchi, vado giù, porto le mani a terra. Se riesco, altrimenti uso sempre dei mattoncini e dei libri come per aiutarmi. Se riesco, vado ad afferrare con l'indice e il medio gli alluci e da qui inspiro, mi allungo, schiena dritta, guardo avanti, espirando, vado a piegare i gomiti, spingo verso l'alto e vado a portare sempre la pancia e il petto verso le gambe. Siamo qui per tre respiri. Cerchiamo ogni espiro di avvicinarci sempre un po' di più. Ancora due. Ancora uno. E poi inspiro. Allungo la schiena, guardo avanti. E questa volta, se riesco, o ripeto la stessa sequenza, oppure se riesco, vado a portare tutta la pianta del piede, della mano, tutta la palma della mano sotto la pianta del piede. Inspiro, mi allungo, espirando come prima, vado a piegare i gomiti che spingono verso il l'alto e cerco di avvicinare il petto e la pancia verso le cosce. Siamo qui per tre respiri. Il peso leggermente verso la punta dei piedi, verso l'avampiede. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, mi allungo. Espirando, vado a portare le mani sui fianchi. Inspiro, vengo su, schiena dritta. Espirando, sciolgo. Mi riporto di nuovo all'inizio del tappetino. Alluce a contatto tra di loro. Lascio andare le braccia lungo i fianchi. Ruoto le spalle indietro. Siamo un attimo qui per due respiri con i palmi delle mani che guardano la parete davanti a me. Il bacino leggermente retroverso. Possiamo chiudere gli occhi, sentiamo un attimo le sensazioni del nostro corpo. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, braccio verso l'alto, sguardo che segue le mani. Espirando, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, porto il petto verso le gambe. Inspiro, mi allungo, guardo in avanti. Espirando, piego le ginocchia, mani a terra, primo un piede, poi l'altro, vado indietro. Posizione della panca, da qui oppure le ginocchia a terra. Gomiti stretti lungo il corpo, vado giù, mi fermo a metà, chaturanga. Inspiro, vengo su, cane a faccia in su. Espirando, vado nel cane a faccia in giù. Adesso da qui inspiro, gamba destra sale verso l'alto, il bacino rimane allineato, quindi le anche sono allineate tra di loro, non devo andare ad aprire l'anca verso l'alto. Mi allungo bene, stendo bene la gamba, il ginocchio è teso. Ancora due respiri qui. Sentiamo bene l'allungamento della gamba, le spalle sono aperte. E poi inspiro, espirando vado a portare il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, con
controllo e allineamento, caviglia, ginocchio, e da qui inspiro, vengo su, porto le mani in preghiera davanti al petto, quindi il busto è dritto, cerco di spingere il bacino verso il basso, controllo che il bacino sia allineato, quindi non nego l'anca destra e l'anca sinistra devono essere allineate tra di loro. Siamo qui per due respiri, ancora uno e poi inspiro, espirando riporto le mani a terra, stendo la gamba davanti e da qui inspiro, espiro, vado indietro, di nuovo inspiro, espiro, stendo, ancora due, ancora uno e poi mi fermo in avanti, mano sinistra vicino al piede destro e da qui inspiro, braccio destro sale verso l'alto, espirando vado ad afferrare il piede sinistro dietro, cerco di aprire bene il petto verso l'alto, dorso della mano, dorso del piede spinge sul palmo della mano e questo mi aiuta ad aprire la spalla, guardo verso l'alto. Ancora due respiri qui, il bacino spinge sempre verso il pavimento, quindi non devo andare a sollevare il bacino. E poi inspiro, espirando con controllo, riporto il piede a terra, la mano destra a terra, stacco il punto il piede sinistro, stacco il ginocchio, vado a riportare il piede dietro e mi riporto nel cane a faccia in giù. Siamo qui per due respiri, allunghiamo bene le gambe, cerchiamo di stendere le ginocchia spingendo i talloni verso il tappetino e da qui inspiro, vado in avanti, posizione della panca, da qui con le ginocchia a terra oppure da questa posizione, gomiti stretti, mi fermo a metà chaturanga, inspiro, vengo su, cane a faccia in su, bene le ginocchia staccate dal pavimento, petto aperto, inspiro, espirando, vado indietro, cane a faccia in su. Adesso inspiro, gamba sinistra sale verso l'alto, rimaniamo qui per tre respiri, le anche sono allineate tra di loro, spingo bene con le mani a terra sul tappetino, spingo il petto verso la gamba destra, ancora un respiro e poi inspiro, espirando vado a portare il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, controllo bene l'allineamento caviglia e ginocchio e da qui inspiro, vengo su, mani al petto, controllo l'allineamento dei fianchi, quindi le anche sono tra loro, sono tra loro in linea, mani al petto, siamo qui ancora due respiri, ancora uno e poi inspiro, espirando riporto le mani a terra, vado con il bacino indietro, stendo la gamba sinistra davanti a me e poi inspiro vado avanti e espiro vado indietro, inspiro vado avanti e espiro vado indietro, ancora due, l'ultimo e poi mi fermo davanti, mano destra a fianco del piede sinistro e da qui inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto, espirando vado ad afferrare il piede destro dietro, apro bene la spalla, spingo con il dorso del piede sul palmo della mano e guardo verso l'alto, ancora due respiri qui, ancora uno e poi inspiro, espirando con controllo riporto il piede a terra, mano a terra, punto il piede, stacco le ginocchia, inspiro, espirando vado indietro, posizione della panca, da qui oppure con le ginocchia a terra, vado giù, gomiti stretti, mi fermo a metà chaturanga, inspiro, vengo su, cane a faccia in su, espiro, vado nel cane a faccia in giù. Siamo qui per 5 respiri.
apriamo bene le spalle, rilassiamo il respiro, cerchiamo di allungare le gambe, spingiamo i talloni verso il tappetino, ancora tre respiri qui. Ancora due. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, inspiro, allungo la schiena, espiro, vado giù, inspiro, schiena dritta, braccia che salgono verso l'alto, espiro, lascio andare le braccia lungo i fianchi. Da qui di nuovo, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, porto il petto verso le gambe, inspiro, mi allungo, espiro, piego le ginocchia nella testa, vado indietro, posizione della panca, da qui, chaturanga, vengo su, cane, faccia in su, ginocchia staccate, apro bene il petto, inspiro, espiro, vado nel cane, faccia in giù, da qui, gamba destra, sale, inspiro, espirando, porto il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, come prima, vengo su, mani al petto, ci sistemiamo bene nella posizione, controlliamo l'allineamento, caviglia, ginocchio, e da qui andiamo poi a puntare il piede sinistro dietro, e da qui inspiro, stacco il ginocchio sinistro dietro, allungo bene la gamba dietro, quindi ginocchio teso, il busto è aperto, il bacino rimane allineato, e da qui inspiro, espirando vado giù, ancora inspiro, salgo, espiro, vado giù, ancora 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo rimaniamo, spingiamo bene il tallone dietro per estendere bene la gamba sinistra dietro e da qui posso o rimanere con il ginocchio sollevato oppure se è troppo intenso porto il ginocchio a terra, inspiro, espirando vado a fare una torsione verso destra, porto il gomito oltre il ginocchio destro, mani unite tra di loro, apro bene il petto, cerco di portare le mani al centro del petto e guardo verso l'alto. La gamba dietro, se sto col ginocchio staccato, è tesa. Ancora due respiri qui. E poi inspiro, torno al centro, espirando riporto le mani a terra, riporto il piede dietro, posizione della panca, da qui oppure con le ginocchia a terra, vado giù, gomiti stretti, chaturanga, inspiro, vengo su, cane a faccia in su, da qui, espiro, vado indietro, cane a faccia in giù. Siamo qui per tre respiri. Apriamo bene le spalle, sentiamo la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo piede, poi l'altro tra le mani, espiro, chiudo giù, inspiro, mi allungo, espiro, mi chiudo giù, inspiro, schiena dritta, vengo su, espirando, braccia lungo i fianchi. Adesso ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, braccio verso l'alto, espiro, vado giù, schiena dritta, mi chiudo, inspiro, schiena, mi allungo in avanti, espiro, piego le ginocchia, indietro, da qui, chaturanga, vengo su, cane, faccia in su, espiro, cane, faccia in giù. Adesso da qui, gamba sinistra, sale, inspiro, espiro, porto il piede tra le mani, porto il ginocchio destro a terra, controllo il lineamento sempre caviglia, ginocchio, inspiro, vengo su, mani al petto, siamo qui per due espiri, ancora uno, e poi andiamo a puntare il piede destro dietro,
Inspiro, salgo, stendo la gamba dietro, cerco di allungare il ginocchio, il bacino spinge verso il basso, il busto è dritto e torno giù. Inspiro, 2, espiro giù, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, rimango su, spingo bene, allungo bene la gamba, da qui inspiro, espirando vado a fare la mia torsione. Spingo bene con la gamba dietro, guardo verso l'alto, e da qui inspiro, torno al centro, espiro, riporto le mani a terra e poi riporto il piede dietro, posizione della panca, chaturanga, cana faccia in su, espirando, cana faccia in giù. Siamo qui per 5 respiri. Se siamo stanchi, ci vogliamo riposare, possiamo mettere le ginocchia a terra, portiamo il sedere sui talloni, fronte a terra e ci riposiamo nella posizione del bambino. Altrimenti rimaniamo ancora per 3 respiri nel nostro cane a faccia in giù. Ancora 2. L'ultimo. E da qui inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, primo piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù. Inspiro, allungo la schiena, espiro, vado giù, inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, braccio lungo i fianchi, di nuovo inspiro, braccio verso l'alto, espiro, vado giù, mi chiudo, inspiro, mi allungo, espirando con le ginocchia mani a terra, primo piede, poi l'altro, posizione della panca, da qui gomiti stretti, chaturanga, cane a faccia in su, e poi espiro, cane a faccia in giù. Adesso inspiro, gamba destra sale, espirando vado a portare il piede destro tra le mani, da qui vado a portare il ginocchio sinistro a terra e poi andiamo di nuovo a stendere il gamba destra davanti e poi torniamo, inspiro ed espiro, ancora 2, l'ultima. E da qui andiamo a portare le mani leggermente davanti al piede destro. Andiamo a staccare il ginocchio sinistro da terra e da qui andiamo a sollevare la gamba sinistra cercando di mantenere sempre il contatto tra il pancia e il petto. Anche qui ci possiamo aiutare con i mattoncini se non riusciamo a raggiungere il tappetino. Quello che cerchiamo è di mantenere il bacino allineato, quindi non dobbiamo andare ad aprire l'anca per sollevare la gamba, ma manteniamo l'allineamento del bacino. Se riesco mi aiuto con la mano destra per afferrare la caviglia destra e cerco di spingere il busto verso la gamba. Ancora 2 respiri qui. E poi inspiro, porto le mani a terra, piego la gamba destra e vado a portare il piede sinistro, la punta del piede sinistro a terra. Da qui porto il ginocchio sinistro a terra, di nuovo mi allungo indietro, quindi vado a portare il bacino indietro e da qui piano piano cerchiamo di far scendere, di far scivolare la gamba destra davanti. Anche qui il bacino deve rimanere allineato, quindi non devo andare ad aprire il bacino. Posso rimanere qui, oppure se riesco vado a stendere la gamba davanti a me, mi aiuto con dei mattoncini per mantenere il busto dritto. Siamo qui ancora per 3 respiri. Cerchiamo di controllare sempre l'allineamento del bacino. Ancora 2, ancora 1, e poi inspiro, espirando vado a riportare, ripiegare la gamba destra,
Stacco il ginocchio dietro, riporto la gamba indietro, posizione della panca, gomiti stretti, chaturanga, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù. Siamo qui per 3 respiri. Ancora 2. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo avanti, prima un piede con l'altro tra le mani, mi chiudo in giù, inspiro, vengo su, espirando, braccio lungo i fianchi, di nuovo inspiro, braccio verso l'alto, espiro, schiena dritta, vado giù, mi chiudo, inspiro, allungo la schiena, guardo avanti, espirando, piego le ginocchia, mani a terra, posizione della panca, chaturanga, vengo su, cane a faccia in su, espiro, vado indietro, cane a faccia in giù, ed ora inspiro, gamba sinistra sale, espirando, porto il piede tra le mani, ginocchio destro a terra, vado indietro e torno avanti, inspiro ed espiro, ancora 2, e poi torno avanti, punto il piede dietro, stacco il ginocchio, porto le mani leggermente davanti, il piede sinistro, e da qui vado a stendere la gamba sinistra, gamba destra sale verso l'alto, controllo sempre che il bacino sia allineato, quindi non devo andare ad aprire il bacino. Se voglio mi aiuto con la mano sinistra per portare il petto verso la gamba, ancora 2 respiri qui. Ancora 1, e poi inspiro, mani a terra, piego la gamba, espirando, porto il piede destro a terra, ginocchio destro a terra, e da qui vado a stendere la gamba sinistra, lascio scivolare fin dove riesco, quindi devo mantenere sempre la schiena dritta, il bacino rimane allineato, e mi aiuto sempre con i miei mattoncini per entrare nella posizione. Rimaniamo su con il busto dritto. 3 respiri qui. Ancora 2. E poi inspiro, ripiego la gamba sinistra davanti, riporto le mani a terra, stacco il ginocchio destro, vado a portare la gamba dietro, posizione della panca, da qui gomiti stretti, chaturanga, cane a faccia in su, espiro, cane a faccia in giù. Da qui inspiro, piego le ginocchia, vado ad aprire la stessa apertura del tappetino, alluce il contatto tra di loro, espirando, vado a portare il sedere sui talloni, e vado nella posizione del bambino. Siamo qui per 3 respiri. Ancora 2. Ancora 1. E poi inspiro, vengo su con il busto, chiudo le ginocchia, porto il sedere a terra sul tappetino e stendo le gambe davanti a me. Schiena dritta, sistemiamo bene gli ischi a contatto con il tappetino, rotiamo bene le spalle indietro, da qui inspiro, braccia verso l'alto, e ispirando mi allungo, cerco sempre di portare la pancia verso le cosce, guardo la punta dei piedi, inspiro, espirando cerco di allungarmi sempre un po' di più. Siamo qui per altri 3 respiri. Ancora 2. Ancora 1. E poi inspiro, mi allungo, espirando sciolgo, vado a piegare la gamba destra dietro, l'altra a 90 gradi, aperta a 90 gradi, allineo il busto in modo che sia nella stessa direzione della gamba, da qui inspiro, braccio verso l'alto, espirando mi allungo. Come prima vado a portare la pancia e il petto sopra la gamba. Siamo qui ancora
per due respiri. Ancora uno. E poi inspiro, mi allungo, espirando sciolgo. Adesso vado a portare il braccio destro, il braccio sinistro a terra. Cerco di avvicinare la spalla verso il tappetino. E da qui inspiro, vado ad aprire il braccio destro verso l'alto e se riesco senza chiudere il petto deve sempre guardare verso l'alto, vado ad afferrare il piede sinistro. Non è necessario, posso rimanere sempre con il braccio bello teso, la mano attiva, l'importante è che non andiamo a chiudere la spalla e il petto. Ancora due respiri qui. Ancora uno e poi inspiro, torno verso l'alto, riporto la gamba destra avanti, vado a piegare questa volta la sinistra, mi sistemo, gambe sono aperte a 90 gradi, allineo il busto con la gamba destra, inspiro, braccia verso l'alto, espirando mi allungo in avanti. Porto sempre la pancia e il petto sopra la gamba. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, mi allungo, espirando sciolgo. Questa volta vado a portare la mano, l'avambraccio. Se riesco vado a cercare di portare con l'abbraccio destro, vado a cercare di portare la spalla verso il tappetino e da qui inspiro, mi apro con la spalla e col braccio sinistro verso l'alto e se riesco espirando vado ad afferrare il piede senza chiudere però il busto. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E poi inspiro, torno su. Espiro, stendo di nuovo le gambe davanti a me, schiena dritta. E questa volta inspiro, braccio verso l'alto e di nuovo mi allungo in avanti. Vedo se riesco a scendere questa volta un po' di più. Cerco sempre di portare, di cercare il contatto tra la pancia e il petto con le gambe. Guardo verso i piedi. Ancora due respiri qui. E poi inspiro, mi allungo. Espirando, sciolgo. Piante dei piedi a terra. Apro il petto, stendo le braccia davanti a me, da qui inspiro, espirando con controllo, vado a portare tutta la schiena a terra, scendendo lentamente. E poi una volta che ho raggiunto con la schiena il tappetino, vado ad abbracciare le ginocchia, le porto verso il petto, mi dondolo un po' verso destra e verso sinistra. Inizio a calmare il respiro e poi tengo il ginocchio destro, stendo la gamba sinistra, vado ad aprire il braccio destro lateralmente, con la mano sinistra mi aiuto per spingere il ginocchio destro verso il pavimento, verso sinistra, con lo sguardo vado a destra e cerco di mantenere la spalla destra a terra sul tappetino. Rilassiamo il respiro, rilassiamo il corpo, cerchiamo di lasciare andare ogni tensione, ancora un respiro qui e poi inspiro, torno al centro, abbraccio entrambe le ginocchia, le avvicino al petto,
E poi lascio andare la gamba destra, la stendo, tengo il ginocchio sinistro, apro il braccio sinistro lateralmente, con la mano destra mi aiuto a spingere il ginocchio sinistro verso il pavimento, guardo verso sinistra e rimango con le spalle, con la spalla sinistra attaccata al tappetino. Calmiamo il respiro. Rilassiamo tutto il corpo. Ancora un respiro qui. E poi inspiro. Riporto le gambe, le braccia di nuovo, le ginocchia, le sporto verso il petto. Da qui vado a portare le piante del piede verso l'alto, con le mani vado ad afferrare dall'interno la pianta del piede, cerco di spingere le ginocchia verso il tappetino, cercando di mantenere la zona lombare a contatto con il tappetino. Ancora due respiri qua. Ancora una. E poi inspiro, espirando, abbraccio di nuovo le ginocchia, le porto bene verso il petto. E poi inspiro, porto la fronte verso le ginocchia, mi do un grande abbraccio ed espirando, stendo le gambe, lascio che le punte dei piedi cadano verso l'esterno, stendo le braccia lungo il corpo, con le palme delle mani che guardano verso l'alto, le spalle sono a contatto con il tappetino, chiudo gli occhi, cerco di rilassarmi, di abbandonarmi completamente sul tappetino, riporto la mia attenzione al respiro. Cerco di allontanare ogni pensiero e se qualche pensiero arriva lo osservo e poi riporto la mia attenzione al respiro. Rilassiamo i muscoli del viso, le spalle, rilassiamo le braccia, le mani, rilassiamo le gambe, i piedi. Sentiamo il nostro corpo che diventa sempre più pesante ad ogni respiro. L'unico segno di superiorità è la gentilezza. Piano, riprendiamo il contatto con il nostro corpo, riportiamo la nostra attenzione al respiro, iniziamo a muovere delicatamente le mani, i piedi, portiamo le braccia oltre la testa per stirarci e poi sempre con gli occhi chiusi ci giriamo sul fianco destro, stiamo qui per qualche respiro, ci prendiamo il tempo per ringraziarci per questa pratica, per il tempo che abbiamo dedicato a noi stessi.
E poi lentamente, sempre con gli occhi chiusi, ci tiriamo su, ci mettiamo seduti con le gambe incrociate, mani sulle ginocchia, schiena dritta, mento leggermente rivolto verso lo sterno. Manteniamo la nostra attenzione al respiro. E poi portiamo le mani in preghiera davanti al petto, riportiamo la fronte per ricordarci di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarci di avere parole gentili e al cuore per ricordarci di avere intenzioni gentili. Sottolineiamo tra loro i palmi delle mani, riportiamo gli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, ci accarezziamo il corpo e andiamo ad aprire gli occhi sui palmi delle mani. Grazie, namaste.